Ben ritrovati a tutti, cari ascoltatori, bentornati alla nostra trasmissione. Siamo felici di sapervi sempre nostri fedeli ascoltatori e oggi abbiamo pensato per voi, dopo la O di occasione, di parlare di un altro argomento. Qual è, Mario? Ce lo vuoi dire tu? L'argomento che abbiamo scelto oggi, la parola che abbiamo scelta è percorso. P come percorso. E quindi anch'io mi associo ai saluti di tutti gli ascoltatori che ci seguono, sappiamo, fedeli e in tanti, in questo appuntamento dell'alfabeto della famiglia che, come sapete, è organizzato dall'ufficio della pastorale familiare diocesana della diocesi di Pescara Penne. Quindi, dicevamo, il tema di oggi è percorso. Perché nella famiglia, nella coppia, il percorso insieme, il camminare insieme, il camminare accanto l'uno all'altro è sicuramente una metafora adatta a descrivere il mondo della famiglia e la relazione di coppia. Oggi cercheremo, appunto, in questo nostro appuntamento, cercheremo di parlare di questo tema e cercheremo anche di svilupparlo proprio questa volta in un'ottica proprio legata a quella che è l'ambito della pastorale familiare, perché, come tutti voi sapete, nell'ambito della pastorale familiare diocesana tanti sono i servizi che vengono offerti, ma quello che in qualche modo è il più sentito e anche quello più noto è il percorso, appunto, a cui sono chiamati i giovani sposi, cioè i fidanzati che si accostano al sacramento del matrimonio, quelli che noi chiamiamo appunto percorso prematrimoniale. E oggi, proprio perché il tema è particolare, abbiamo deciso anche di sconvolgere un po' la nostra solita scaletta. E per questo motivo già invitiamo a stare con noi i nostri ospiti. Benvenuti Alfonsina e Mario, che sono i referenti all'interno della pastorale familiare di tutti i percorsi prematrimoniali, ma sono soprattutto dei nostri cari amici. Ben arrivati. Salve a tutti, grazie. Salve a tutti e grazie dell'invito. Benissimo, parlando di percorso, come ha anticipato Mario, non ci siete sembrati ovviamente gli ospiti naturali, ma vediamo un po', proviamo a parlare un po' insieme di questo servizio che voi svolgete e delle persone che incontrate. Raccontateci un po' di voi. Grazie dell'analisa e intanto grazie soprattutto perché è emozionante poter parlare di quello che facciamo come servizio all'interno della pastorale familiare. Lo facciamo da tanti anni e siamo stati chiamati, dico anche quasi per caso, a fare questo tipo di percorso, o quantomeno non ce l'aspettavamo. E per noi è cominciato un percorso nel percorso. Percorso innanzitutto e non corso, e ci teniamo a specificarlo perché anche il nostro arcivescovo ci tiene particolarmente. Non si tratta di fare un corso, non abbiamo nulla da insegnare fondamentalmente. E invece percorso è proprio perché camminiamo insieme. Ci piace definirci compagni di viaggio, non istruttori, catechisti, proprio perché da insegnare non abbiamo nulla, abbiamo forse solo da testimoniare qualcosa che abbiamo già vissuto e che ci piace poter trasmettere alle future coppie che scelgono questo viaggio, questo percorso che li porta poi al viaggio, all'avventura più bella della vita, ma che ci piace anche definire la più folle, che è quello del matrimonio, la follia di scegliere una persona per sempre. E quindi il percorso nasce proprio dal camminare insieme e accompagnarli in questa prima parte di un viaggio che poi li vedrà protagonisti, insomma, per tutta la vita. Non è per noi solo un percorso in cui crediamo, ma azzarderei un modo di vivere come compagni di viaggio, in un viaggio che inizia
prima del matrimonio, al momento in cui stai scegliendo, e non termina, perché comunque non si ferma alla lezioncina, ma perché non sono in lezioni, bensì sono incontri in cui li facciamo scendere nella quotidianità, li facciamo scendere nel reale, e può proseguire all'infinito fin quanto i nostri sposi, i nostri compagni di viaggio ce lo chiederanno. Quindi è un percorso che continua. Quindi, scusa Alfonsina, tu mi dici che le coppie come fate, come le approcciate, e poi dopo il matrimonio le continuate a sentire? Allora, ma la prima domanda ti rispondo, loro vengono da noi, perché in realtà nasce come un'esigenza, perché per sposarsi è necessario dell'attestato, di lì non possiamo scappare, quindi vengono incontro a noi per un fatto burocratico. Nel percorso che consigliamo, che consiglia la diocesi secondo il nuovo manuale, il nuovo libretto, poi invece nasce una sorta di fidelizzazione, perché non è solo lezione catechetica, ma bensì è arrivare a loro in un altro modo, con delle attività, con delle attivazioni. Questo è quello che avviene durante di per sé il percorso, che dura 8, 10, 16 incontri. Successivamente nasce un'intimità tale che tra la coppia compagna di viaggio e la coppia sposi nasce quell'amicizia intima che va oltre il testimone, che va oltre l'amico, la mamma, ma ti vengono incontro e ti chiedono: io sono in crisi, cosa devo fare? Mi ricordo nell'incontro della crisi, ho fatto quello, come mi può essere d'aiuto? E nasce quel colloquio libero che si è sviluppato durante il percorso classico, il percorso del prematrimoniale. Bellissimo, sembra un percorso affascinante. E chiedo adesso a te, Mario, ma gli uomini in questi percorsi si riescono a coinvolgere? Grazie della domanda, che è molto interessante. Gli uomini solitamente a questi percorsi si approcciano perché sono le donne che trascinano, che dicono sì, dobbiamo sposare, quindi bisogna fare il percorso. Ed è bello vedere come loro arrivano la prima sera e sono seduti in una sedia, avvolti nel loro cappotto, chiusi dentro se stessi, con l'orologio a portata di mano, e che dicono sottovoce alle loro spose: dove m'hai portato? Quando finisce? Quando ce ne andiamo? Soprattutto quando questo percorso lo fai magari di domenica, che è un giorno buono per tutti, essendo una chiusura di settimana, e dove ci sono i serali delle partite, fondamentalmente, quindi gli appassionati di calcio in particolar modo. È bello vedere l'evoluzione di questo percorso, perché partono così, quindi la prima sera l'approccio è questo. Quando vedono che non è un corso dove c'è un oratore che parla due ore e loro devono solo fare la parte, diciamo, di quelli che devono ascoltare e non prendere nulla, ma si sentono coinvolti già dalla prima sera, allora comincia a cambiare. Vedi che già al fine del primo incontro hanno tolto quello sguardo, si sono un po' aperti anche da una posizione di chiusura, e più vai avanti, più questa cosa vedi proprio che non c'è più, e arrivano alla fine del percorso, e ci è capitato tante volte, che ti dicono: quindi abbiamo finito? Cioè, abbiamo fatto questi, e noi adesso che facciamo la domenica sera, o che facciamo il mercoledì? E questa è la potenza del percorso, dove loro in realtà sono i protagonisti. Una delle cose su cui abbiamo lavorato in quelli che sono gli orientamenti dei percorsi prematrimoniali è stato proprio questo, di rendere protagonisti gli sposi, perché loro sono i protagonisti del percorso. Tant'è vero che quando loro ti chiamano per iscriversi e chiedere informazioni, noi restiamo molto sul vago, diciamo: non facciamo nessuna anticipazione, non facciamo spoiler, ti chiediamo solo una cosa: mettiti in gioco. E questo è poi quello che nasce tutto a seguire, insomma. Bene, e prima Alfonsina tu parlavi di attivazioni, adesso Mario ha parlato di mettersi in gioco. E per esempio, in queste attivazioni che cosa utilizzate? Utilizzate musica, video, che cosa fate? Tutto ciò che la fantasia
pone dei confini. La fantasia sappiamo che non ha confini, quindi è illimitato. Ovvero la cosa principale, partiamo, la cosa più semplice potrebbe essere dei colori, la musica, dei semplici fogli, dei giornali, del pongo, proprio tutto ciò che la fantasia ci può mettere tra le mani o nella testa. Benissimo, ottimo. E allora diciamo ai nostri ascoltatori che cosa avete scelto oggi per loro, per far assaporare un pochino il percorso. L'ultima dedica che mio marito mi ha fatto quest'anno. Bene. Durante il percorso prematrimoniale, ed è stato un milione di cose da dirti di Ermal Metal. Benissimo, l'ascoltiamo. Senza nome io, senza nome tu, e parlare finché un nome non ci serve più. Senza fretta io, senza fretta tu, ci sfioriamo delicatamente per capirci un po' di più. Siamo come due stelle scampate al mattino. Se mi resti vicino non ci spegne nessuno. Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Ti ho presa sulle spalle e ti ho sentita volare. Con le mani nel fango per cercare il destino. Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro. E mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ed ho un milione di cose da dirti, ma non dico niente, ma non dico niente. Il tuo viaggio io, la mia stazione tu, è scoprire che volersi bene è più difficile che amarsi un po' di più. È la mia mano che stringi, niente paura. E se non riesco ad alzarti sarò con te per terra. Avrò il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Ce li faremo bastare, ce li faremo bastare. Con le mani nel fango per cercare il destino. Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro. E mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dire, felici annega la mia mente. Ho un milione di cose da dirti, solo un milione di cose da dirti. Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Bene, molto bella questa canzone. E la domanda è d'obbligo a questo punto, Mario. Mario che si rivolge a Mario. Per quale motivo hai scelto questa canzone? Ce lo vuoi dire? Lo vuoi condividere con noi? Assolutamente sì. Intanto il titolo, un milione di cose da dirti. Le giornate sono sempre tanto piene e tante cose vorresti condividere con la persona che con te condivide questo viaggio del matrimonio e della vita e non sempre riesci a farlo. Ci sono delle frasi di questa canzone che mi colpiscono particolarmente. Il tuo viaggio io e la mia stazione tu. Quindi è un completamento della coppia. Se non riesco ad alzarti starò con te per terra. Quindi tante volte la voglia di voler intervenire, voler fare, invece di imparare a stare. Se non riesco a fare qualcosa per te sto con te, anche nella difficoltà. E poi la frase con le mani nel fango a cercare il destino. Bisogna avere la capacità di sporcarsi le mani nel rapporto di coppia, di stare anche nella difficoltà e con le mani nel fango per cercare quello che è il destino della nostra vita insieme. Quindi tutto questo mi ha spinto a dedicarla a mia moglie Alfonsina e a renderla anche un qualcosa che utilizziamo nelle varie attività del prematrimoniale insieme con certo, i nostri sposi, insomma. Certo, benissimo. Ascoltate, nel vostro servizio siete soli
Alfonsina, siete soli nel vostro servizio? Non siamo assolutamente soli, diciamo che noi ci vogliamo ritenere portavoci di un gruppo, perché nulla si fa da soli. Come una famiglia abbiamo un gruppo, un'equipe che fa servizio con noi. Non mi piace parlare di lavoro, proprio servizio, perché tutto viene da tutti, non c'è un leader, c'è un portavoce, un coordinatore in mezzo alla nostra equipe, che siamo noi. E senza di loro non andremo da nessuna parte, e soprattutto la bellezza della nostra equipe è che si evolve e cresce con le pance. E c'è chi sceglie di aspettare, di scendere da questo vagone in questo momento, ma ci sono altri che entrano. E la bellezza è che continua a camminare, ci arricchiamo costantemente l'uno con l'altro. Ottimo, ottimo. Grazie a loro. Certo, poi aggiungo io che oltre all'equipe che, di cui state parlando, che è l'equipe diocesana, ci sono poi tante equipe parrocchiali o foraniali che fanno sempre riferimento al vostro lavoro, al nostro lavoro di pastorale familiare, e che appunto si muovono in assoluta sintonia con quello che voi avete descritto. Perché supportiamo le varie parrocchie, le varie equip parrocchiali, sì. Allora, io adesso però voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, se mi permettete, perché voglio dire, anche se anch'io sono parte in causa, perché i percorsi perdivoniali con Annalisa li facciamo anche noi nella nostra parrocchia, siamo evidentemente impegnati, però vi faccio, voglio fare questa domanda che magari qualche ascoltatore si starà ponendo, e cioè, ci avete descritto un percorso dove al centro voi fate in modo che si riscopra la relazione di coppia, no? In questi coniugi promessi, no? Che si avvicinano al matrimonio. Ma in base alla vostra esperienza, il messaggio del sacramento, il messaggio di Gesù, passa comunque attraverso questa modalità che voi avete che noi e voi avete messo in campo? Direi proprio di sì, e passa la misericordia e l'accol dell'amore di Dio. E tante coppie che arrivano a noi sono, diciamo così, lontane, ok, da quella che è la Chiesa e da quelli che sono magari i sacramenti presi da bambino. Ho fatto la comunione perché mia mamma e mio padre me l'hanno fatta fare, ho fatto la cresima, certo, per la stessa cosa, vero. Sono battezzato perché i miei genitori sono, insomma, cattolici praticanti. Quando arrivo a scegliere di sposarmi in chiesa, e c'è uno dei nostri incontri che è proprio dedicato al sacramento del matrimonio, arrivo con una consapevolezza diversa. E quindi il nostro percorso ha questo obiettivo, di far scoprire una chiesa accogliente, una chiesa misericordiosa, una chiesa che non giudica, una chiesa che perdona, una chiesa che diventa parte della tua vita coniugale. Lo facciamo attraverso questo percorso fatto di incontri dedicati a quelle che sono le problematiche e le particolarità che si vivono all'interno della coppia, quindi l'incontro sulla crisi piuttosto che sulla comunicazione, piuttosto che sulle famiglie d'origine, sui linguaggi dell'amore. Tutto questo serve a portare a farsi la domanda e a dire perché lo sto facendo e perché lo sto facendo in chiesa. Perché in quel momento mi accorgo che la chiesa non l'ha scelta qualcuno per me, ma la sto scegliendo io. Vorrei aggiungere una piccolezza, che non è piccola, quando diciamo agli sposi che i celebranti del matrimonio non è il sacerdote, ma bensì sono loro, ed è l'unico sacramento nel quale il celebrante si sposta dal don ma va agli sposi, loro rimangono sconvolti. Quindi questa cosa mi preme dirla, perché è bello vedere gli sposi che si riprendono il loro posto da protagonisti nella chiesa e principali attori della famiglia, che sono missionari, non si ferma all'altare. Ottimo, tantissimi punti di riflessione in questo incontro sono usciti, a proposito della coppia, a proposito della famiglia, a proposito dei sacramenti. Grazie di tutte queste
idee che ci avete dato e che consentiranno a noi e agli ascoltatori di riflettere ancora su questo argomento. Anche perché diciamo che nelle prossime settimane cominceranno questi percorsi nelle varie realtà parrocchiali e quindi sarà opportuno per chi si vuole accostare al sacramento del matrimonio mettersi in contatto con la propria parrocchia, con la propria forania, oppure a utilizzare i mezzi di comunicazione di massa, i social, Facebook, le pagine che mettiamo a disposizione come pastorale familiare per venire a conoscenza di quelli che sono i percorsi che si apriranno appunto nelle prossime settimane e poi per il prossimo anno. Quindi io direi che possiamo ringraziare Mario Alfonsino per questa loro partecipazione, per questa loro testimonianza, li salutiamo, li ringraziamo. Grazie a voi dell'ospitalità e grazie a voi perché condividete con noi tutto questo, perché come diceva Mario prima, nella vostra parrocchia fate questo servizio e ci sentiamo compagni di viaggio anche con voi in tutto questo, come con la nostra equipe e come tutte le equipe, come diceva Mario, che nelle parrocchie e nelle foranie portano avanti questo servizio che si rinnova di anno in anno e proviamo a dare sempre nuova linfa di anno in anno in quello che facciamo. E un saluto a tutti gli sposi che credono ancora e che nonostante il Covid e tutto quello che è accaduto ci stanno credendo fino in fondo, anche rimandando da un anno all'altro il matrimonio, ci sono. E quindi questo è tanto onore. Noi infatti quando loro vengono diciamo tanto di cappello, perché nonostante tutto state scegliendo di dire sì. Grazie, onorata di questa intervista, e auguro a tutti gli sposi un buon viaggio. Vi aspettiamo come compagni di viaggio. Momento spot. Benissimo, grazie. Grazie a voi, grazie. Bene, cari ascoltatori, dopo questa puntata così ricca di esperienze, vi ricordiamo gli appuntamenti dell'Alfabeto della Famiglia. E la trasmissione è trasmessa il giovedì alle ore 9:03, poi in replica il venerdì alle 16:03 e infine il sabato alle 19:30. Grazie di averci ascoltati. Grazie anche da parte mia, vi salutiamo per questo appuntamento con la P di percorso, con una frase: se la vita è un percorso, vi auguriamo un percorso sereno e felice.